Oggi è il 16 dicembre del 2019, siamo a Segugnago, in provincia di Lodi, nella cascina Fornelli. Siamo qui con il titolare, Luigi Madonini. Luigi Madonini è un allevatore che ha molte attitudini, perché è un allevatore di vacche da latte, un allevatore di suini e anche il presidente della COSAPAM, che è una cooperativa storica del nostro paese e che non ha necessità appunto di presentazioni. E abbiamo voluto incontrarlo, lo ringraziamo anche a nome dei nostri lettori, dei lettori di Ruminanzia, perché abbiamo molte cose da chiederle, perché questa è un'azienda agricola abbastanza articolata, in quanto è presente in questa azienda agricola un agriturismo, un allevamento di suini a ciclo chiuso, ci sono 200 scrofe circa, c'è un impianto, diciamo un sistema di produzione di biogas, 250 vacche in mungitura e 100 ettari, quindi detta in termini economici in questo allevamento, o meglio in questa azienda agricola ci sono ben 5 rami d'azienda e questi 5 rami d'azienda saranno anche un po' oggetto della conversazione. Quindi innanzitutto ringrazio Luigi Madonini del tempo che sta concedendo a Ruminanzia e anche a voi lettori, perché abbiamo chiesto di incontrarlo. Qui accanto a me, fuori campo, c'è anche Arrigo Milanesi, il nostro, diciamo, collaboratore. È colui il quale dalle origini segue la parte economica di Ruminanzia, la rubrica di Ruminanzia, appunto dove si parla anche di conto economico, eccetera. Perché proprio sarà il conto economico l'oggetto di questa intervista, o meglio di questa chiacchierata. Madonini, in questa sua attività complessa, diciamo, di agricoltore ma anche di amministratore, quindi presidente di una cooperativa importante come COSAPAM, quindi ha comunque una sua dimestichezza col conto economico, però ha voluto, diciamo, in collaborazione con la Farme Consulting, approfondire molto questo argomento. Personalmente mi trovo, l'ho scritto più volte, a parlare di questo. Dovrebbe essere non più interessante nel 2019, anzi siamo ormai nel 2020, parlare del conto economico. Cioè dovrebbe essere un requisito che un'azienda agricola gestisce le sue attività facendosi guidare da un conto economico, a meno che non sia un'attività hobbistica, un'attività di diletto, dove ovviamente il conto economico non ha nessun interesse e nessuna ragione di esistere. Madonini, diciamo, ovviamente anche prima di incontrarsi, immagino, con la Farme Consulting, seguiva un po', ha sempre seguito questo aspetto economico, diciamo, nel condizionare tutte le scelte, tutti gli investimenti che ha fatto, però credo che abbia voluto in qualche modo accelerare. Io la prima domanda che volevo rivolgere a Madonini è proprio questa: ma perché? È una cosa che molti lettori ci chiedono e anche noi ci chiediamo. Ma perché bisogna ancora parlare e sensibilizzare gli allevatori italiani, non tutti ovviamente, comunque una parte, piccolo o grande che sia, a che è fondamentale tenere aggiornato in l'allevamento e nell'azienda agricola il conto economico? Perché è ancora necessario sensibilizzarli? Qual è la sua opinione su questo? La mia opinione è che negli anni le aziende crescendo di fatturato, crescendo di importanza e diminuendo le redditività delle aziende, automaticamente la cosa principale che mi viene in mente è che nessuna azienda fino a 20 anni fa faceva il conto economico. Da 20 anni a questa parte qualcuno si sono messi a fare il conto economico. Vediamo che l'APA di Milano faceva un programma di contabilità su un foglio di Excel che era un conto non così specifico come quello che facciamo adesso, però aziende che aderivano erano una 60ina di aziende. Perciò pochissime le aziende che venivano erano interessate a fare un conto economico. Oggi, più di ieri, e forse nel futuro sarà ancora più importante, si dovrà partire dai numeri.
ogni scelta aziendale deve essere fatta da un reddito, se no si fa veramente hobby, si fa qualcosa perché ti piace farlo, che non hai bisogno di fare redditività, ma oggi le aziende hanno tutte bisogno di fare redditività, hanno tutte bisogno di fare investimenti, hanno tutte bisogno di crescere e in breve tempo abbiamo avuto dei cambiamenti con l'informatica, con l'avvento dei computer, con l'avvento dei rilevatori dei calori, con la gestione delle stalle, in maniera esagerata nel gestire le nostre aziende. Se noi non sappiamo quanto trinciato abbiamo bisogno per alimentare le nostre vacche, come facciamo a fare le tecniche culturali? Se noi non sappiamo che redditività ci danno allevare le manze, perché dobbiamo allevare più manze di quelle che abbiamo bisogno? Tutte le scelte, perché devo comprare il trattore da 300 cavalli quando col conto terzista mi costa meno che fare il trattore da 300 cavalli? Tutte queste scelte qua sono implicate da un conto economico. Il conto economico, io lo dicevo una settimana fa, due settimane fa, quando abbiamo fatto il benchmark in Cosacran, che la cosa più importante dell'azienda oggi non è più tanto andare a arare il campo. La cosa importante oggi, alla mattina, sapere, alla fine mese, sapere se l'azienda ha guadagnato, se l'azienda è suo, è in linea con il budget, perché chi fa il budget in agricoltura? Pochissime le persone fanno il budget in agricoltura. E oggi siamo alla fine dell'anno e dobbiamo fare l'inventario delle nostre scorte vive e morte, dobbiamo fare l'inventario dei nostri prodotti, vedere il prossimo anno se avremo più animali, meno animali, perché la redditività non è il conto corrente che sale, che cresce, che si abbassa. La redditività è anche il patrimonio della nostra azienda, che ha un'importanza nella gestione dove vogliamo arrivare il prossimo anno. Ci diamo degli obiettivi? Che obiettivi ci diamo? Di fare 35 litri di latte, di fare 33 litri di latte, di fare 40 litri di latte. Come facciamo a organizzare la nostra azienda per arrivare a avere certi tipi di obiettivi? Il PR dell'allevamento. Siamo contenti di avere il PR 15-16, ci sono state che hanno il PR 30, hanno il PR 25. Quanto ci può dare un PR diverso di redditività in più in meno nella nostra azienda? Tutte queste cose qua vanno quantificate con dei numeri, e se i numeri ti danno ragione siamo sulla strada giusta, se i numeri non ti danno ragione sarà meglio fare delle considerazioni e cambiare un attimino le nostre strade, perché non è detto che facendo 40 litri di latte guadagno di più che farne 30. Non è detto che produrre 10 quintali di mais guadagno di più che produrne 8. Alla logica dici sì, perché invece ho prodotto 2 quintali di mais in più, ma se ho speso 10, 15, 20 euro alla pertica in più per produrre i 2 quintali di mais, non mi vale la pena. Perché abbiamo fatto il biogas? Il biogas io l'ho fatto nella mia azienda non per avere una redditività dall'energia, l'ho fatto per una gestione dei liquami, perché con la gestione, con il biogas da 100 kW, che è giusto e studiato in maniera tale che è sufficiente per la mia azienda, i liquami vengono gestiti in una certa maniera, però la mia azienda è, a parte che succedeva già anche prima, però è già 15 anni che non uso un chilo di concime, perché il materiale organico che viene fornito dal biogas è sufficiente per coprire tutte le colture della mia azienda. Queste qua sono tutte scelte che sono state fatte anche dovute, a parte all'impatto ambientale, perché
più di ieri e più ancora sarà per domani, il benessere animale, l'impatto ambientale, come tratteremo i reflui, perché siamo nell'occhio del ciclone e vedi gli antibiotici sui bovini. Noi stiamo facendo un lavoro a livello di messa in asciutta delle vacche ormai da 2 anni, che le vacche che sono con le cellule a posto non trattiamo più neanche una vacca. Sta toccando, Madonini, un punto importante, anticipando forse quella che era la domanda finale. E certamente l'allevamento in particolare della vacca da latte, ma anche dei suini, quindi l'allevamento in senso generale è sotto l'occhio, è sotto osservazione, perché per gli aspetti di sostenibilità, eccetera. Quanto lei, in questa esperienza complessa, insomma, di una produzione differenziata, ma anche e soprattutto di questo ruolo sociale che ha come presidente di una cooperativa, quanto questi aspetti, diciamo, della sostenibilità potranno essere o di ostacolo o di aiuto o di evoluzione dell'allevamento della bovina da latte? Cioè, saranno un motivo per cui voi, molti di voi dovranno poi chiudere, oppure potrebbe essere, se ben cavalcata, questo aspetto un futuro business? Si parla di green economy anche nelle aziende agricole, cioè può essere una nuova opportunità o sarà per forza un problema questo? No, sì. Io non vedo nessun, di queste cose qua non vedo nessun problema. Allora, il benessere animale al primo impatto è stata una doccia fredda, perché tutte le cose che ti vengono imposte dici: ma perché vengono qua e mi vengono a fare insegnare come fare a fare l'allevatore? Il dato di fatto è che se tu dormi bene, se tu dormi sul letto asciutto e mangi bene, lavori meglio, produci di più, e automaticamente l'investimento che tu fai ti ritorna con gli interessi. E ancora ritorniamo al conto economico. Con i numeri riusciamo a valutare se un investimento, anche un investimento importante su una struttura, sulle nostre stalle, ti possa dare un ritorno economico. Oggi noi stiamo parlando, prima parlavamo di rilevatore dei calori e abbiamo fatto un cambio generazionale, perché il rilevamento dei calori delle vacche da latte è sempre stato un problema. La tecnologia oggi, il rilevamento dei calori non è più un problema. Adesso stiamo pensando alla luce nelle stalle, perché la luce nelle stalle del fotoperiodo ci dicono di studi che ci daranno dei benefici sulla produzione, sul benessere degli animali, sul modo di comportamento degli ormoni e cose. Tutte queste cose qua è tutto benessere animale, che nel prossimo futuro il consumatore sarà sempre più attento a questi parametri che la comunità europea ci imporrà per fare certi tipi di allevamenti. Non si può più pensare di fare gli allevamenti con le cuccette non tenute in una certa maniera, con le lettiere non rifatte almeno 3 volte alla settimana. È assurdo pensare di fare l'allevatore come si pensava di fare 20 anni fa, 30 anni fa. Le strade oggi che producono delle quantità di latte importanti sono tutte improntate sul benessere animale. Bene, questo è molto interessante. Un altro aspetto che lei ha, diciamo, toccato, no? E che ho detto anche in introduzione, questa azienda appunto ha 5 rami d'azienda. Adesso ho qui con me vicino Enrico Milanesi, a video lo conoscete molto bene, e quindi gli faccio una domanda, che è poi una domanda a tutte e due. Avete condiviso questo fatto che sì, è importante ovviamente fare il conto economico di tutta questa attività agricola, agricolo-zootecnica, ma è bene ogni tanto fare dei dettagli, quindi gestire i vari rami d'azienda per capire se i rami d'azienda concorrono positivamente o negativamente alla redditività complessiva. Quanto è importante? Perché questo è un aspetto estremamente nuovo, nuovo non per l'industria ma nuovo per l'agricoltura. Questo fatto di andare a dettagliare i vari rami d'azienda per capire chi guadagna e chi perde e poi intervenire in maniera mirata. Enrico Milanesi, come la,
Facci capire un po' meglio questo aspetto. La mia opinione è che maggiore è l'articolazione e la complessità delle aziende, più forte deve essere lo sforzo per dirimere tutte le attività che sono presenti in un'azienda, perché altrimenti il rischio è quello di fare una marmellata con tanti sapori che sono dati da ogni singolo ramo d'azienda e poi non si sa esattamente qual è il contributo di ognuno al risultato. Mentre invece il fatto di avere, oltre ad avere un conto economico globale, ad avere dei conti economici separati, ti dà modo all'imprenditore di valutare l'efficienza del lavoro di quel dato settore e decidere come comportarsi in ogni settore, se fare degli investimenti, se potenziare, se dismettere, perché comunque gli investimenti in una situazione normale occorre continuare a farli. È meglio farli, è preferibile farli laddove hanno più risultato, a parità di somma investita, che la investi in un settore piuttosto che in un altro, devi vedere dove ti rende di più investire i soldi, posto che non puoi investire in tutti i settori. Una domanda secca, e nel suo caso, quindi questa situazione molto articolata, la stalla salva gli altri settori o gli altri settori salvano la stalla come redditività? Bene, questo viene fuori da un ragionamento che ho fatto 15-20 anni fa. Diversificare. Diversificare, certe scelte erano state fatte in base alle quote latte, nel momento in cui c'erano le quote latte non potevamo crescere automaticamente, avevamo pensato di potenziare il discorso dei maiali. Il discorso dei maiali era un discorso ciclico, degli anni va benissimo, degli anni non va bene, e dire che la stalla è una goccia tutti i giorni, sicuramente sì, poco o tanto che sia, però la stalla è una goccia tutti i giorni. Il maiale è un mercato molto ciclico e molto instabile, viene influenzato da tante cose dei mercati. La stalla, e sono convinto come allevatore, ma molto convinto, la stalla è un lavoro di sacrificio. Se non si ha passione, la stalla non la si gestisce o la si fa gestire da altri. Ma se lo si fa in prima persona la stalla ci vuole tanta passione e tanti sacrifici, perché poi adesso con questi sistemi di rilevazione, di ruminazione, mica ruminazione, che ti arrivano le app sul telefono che ti chiamano la vacca, il pinco pallino non sta bene, devi andare a vederla. Prima ti fidavi dell'uomo, l'uomo non ti diceva che la vacca stava bene, il giorno dopo andavi là a vederla, era per terra, arrivederci, grazie. Adesso ti fai l'esame di coscienza la sera, non sono andato a vedere la 112 che lo stava ruminando. Figuriamoci, mia figlia mi mangia se non vado a vedere la 112. È diventato un incubo la stalla. Veramente. Ma lei Madonnini, visto che io ovviamente ci conosciamo poco, ma insomma la conosco abbastanza anche per la sua fama. Quindi lei ha dedicato una vita a questo, sì. Anche perché lei ha una grande passione sia nel fare questo che nel gestire una cosa pubblica, che può essere una cooperativa complessa appunto come la COSAPAM. Ma lei questo lavoro lo consiglierebbe a un giovane? Sicuramente sì. Okay. Quindi c'è un futuro. Ma non per fare soldi, per vivere bene, ma deve essere organizzata in maniera totalmente diversa da come l'abbiamo organizzata adesso. Deve essere organizzata in modo che lavorare in agricoltura, il nostro problema dell'agricoltura oggi è di non avere persone formate. Noi dobbiamo formare delle persone, appassionare le persone, avere le soddisfazioni che si hanno in agricoltura, penso che non si abbiano in nessun altro campo. Cioè la nascita di un vitello, fecondare una vacca, vedere il vitello nascere, arrivare a vedere la vitella, che la manza che arriva in stalla, è un lavoro lungo, di pazienza, perché ci vogliono 3 anni prima che la vacca vada a compimento. Ma è tutto
è un lavoro tutti i giorni, come cresce, come non cresce, come viene alimentata, come non viene alimentata, come viene curata, è come tutti dei tanti figli da accudire tutti i giorni. E quando c'è 1000 capi da accudire, perché noi qua abbiamo circa 600 capi bovini e abbiamo 3000 capi suini, sono tutte vite, che tutti i giorni, se vai, guardi a destra c'è un problema, se guardi a sinistra c'è un altro problema, se vai in casa c'è il cavallo che scappa, tutti i giorni, sabato, domenica, Natale, Pasqua, tutti i giorni. Molto bello questo concetto, sono tutte vite. Un'ultima domanda, però vorrei un attimino chiedere a Milanesi di entrare anche nella telecamera, perché avete toccato un tema che è molto... molto, molto complesso, sul quale dedicheremo, anzi approfitto di questo video per invitare tutti a un talk show proprio, più che workshop, un talk show che faremo in occasione di Fiera Agricola 2020, quindi alla fine di gennaio e al primo mese, giorno di febbraio, Ruminanza si sposta in Fiera a Verona e con la collaborazione di Arrigo Milanesi della Farm Consulting affronteremo ulteriormente l'aspetto del conto economico. Madonnini, lei ha detto una cosa molto, molto stimolante, molto stuzzicante, che non necessariamente esiste una correlazione fra fatturato, quindi produzioni elevatissime, e reddito, perché noi sostanzialmente fino adesso arriviamo da un percorso, giusto o sbagliato che sia, è quello dell'economia di scala. Più grande l'azienda, più guadagna, più latte si fa, più si guadagna. Questo è un po' il drive di tutto il mondo, no? Vedo le scelte degli allevatori cinesi sono arrivare alle oltre le 100.000 vacche in mungitura, quindi una sorta di economia di scala infinita. Ma vorrei chiedere una battuta a tutte e due, ma una battuta fatta di numeri, non di sensazioni. Ma è vero? Cioè esiste una correlazione? È vero che chi fa 40 di media guadagna di più di quello che ne fa 30? Ma non vorrei essere... fare il bastian contrario. Io sono convinto che tanti fattori messi insieme, uno può fare anche 40 litri e guadagnare tanti soldi, poi può fare anche 30 litri e guadagnare tanti soldi, perché bisogna stare attenti sui vari conti economici dell'azienda, dalla manodopera al gasolio, al carro dell'Unifeed, a quante volte si distribuisce la miscelata, a come si ottimizza la mungitura. Tanti fattori vanno a incidere più o meno pesantemente sul conto economico, perché il fattore principale è l'alimentazione. E l'alimentazione, quando si parla di alimentazione, diciamo la vacca costa 6 euro, 6 euro e mezzo al giorno per alimentarla, ma non è quello. Quante manze hai di rimonta che ti caricano su, che sono animali improduttivi, perché c'hai gli animali produttivi e gli animali improduttivi, le vitelle, le manze, sono tutti animali improduttivi. Ma se ci ho bisogno il 20%, il 30% di rimonta su 100 vacche, ho bisogno 30 manze, perché ne devo avere 60? Punto di domanda. E ci sono aziende, col discorso del sessato, mica sessato, che hanno incrementato talmente tanto la parte improduttiva dell'azienda, che anche se le vanno a vendere, non riescono a realizzare i costi che hanno avuto durante la cosa. Poi gli spazi, ci sono tante cose che vanno a influenzare negativamente sul conto economico della stalla. E tu, Arrigo, che impressione ti sei fatto, più che impressione, dagli enorme quantità di numeri che fai girare? Che sono due variabili, quella della quantità, della media produttiva, e dei costi di produzione, che sono due variabili indipendenti, per cui devono essere trattate come tali, come indipendenti. E cioè non è corretto dire è meglio fare 30 litri perché così guadagni di più, o è meglio farne 40 perché così guadagni di più. Posto se l'obiettivo è quello di guadagnare di più, occorre trovare il migliore equilibrio possibile tra il livello produttivo e i costi. Ma per fare questo occorre controllarli, occorre saperli, occorre essere consapevoli di questi numeri. Se
Se uno non è consapevole di questi numeri, molto probabilmente si sbaglia. Qualsiasi sia l'equilibrio che decide. Perché c'è chi dice no, per me 35 è una buona produzione e si organizza per arrivare lì. Ma se non tiene nello stesso momento in cui con un occhio guarda la sua media e con l'altro occhio, non per strabismo, ma con l'altro occhio deve tenere di controllo il costo. Perché se ne guarda soltanto uno, non riesce a ottimizzare il proprio reddito. Se io dovessi fare una domanda a un allevatore e dirgli quanto sta guadagnando la tua vacca al giorno, probabilmente in pochi lo saprebbero dire. E se io dovessi dirgli ma tu alleveresti le tue vacche per 3 euro, 4 euro al giorno, probabilmente tu mi direbbe ma tu sei pazzo. Ma lo sapete che probabilmente i 3 euro e i 4 euro sono la redditività di una vacca al giorno? E quando sbagliamo una vacca, ci siamo mangiati la redditività di quel giorno. E il conto economico ti fa rendere conto quanto puoi guadagnare per animale al giorno, perché io ragiono sempre al giorno. Una domanda finale, proprio una battuta anche perché è una domanda complessa. Prima di fare questa intervista abbiamo ovviamente lungamente chiacchierato con Madonini e con Milanesi. Abbiamo addosso i riflettori dei consumatori. Ormai il consumatore lo abbiamo nei cortili degli allevamenti, lo abbiamo, e per fortuna, perché questo può essere un vantaggio se ben gestito, di avere questa alleanza, non il consumatore lontano, magari soltanto dietro un video, ma presente, diciamo, nelle scelte. Molte cose che fate voi allevatori, voi agricoltori, a volte non sono razionali, no? Parlavamo del grande trattore, parlavamo magari dell'abbellimento della cascina fino a se stesso, non hanno un'immediata. Riuscire a trasferire questa passione per gli animali, no? Queste vite che vivono con noi, con voi, siamo tutti coinvolti, questo è un paese sostanzialmente, sommando le scrofe, tutti i maiali, tutte le vacche, tutta la rimonta e tutti i cavalli, questa è una cittadina sostanzialmente. Se Cugnavo fa 1700. Ecco, quindi è una famiglia allargata, no. Quindi si percepisce da questa battuta che c'è una passione. No? È il sindaco lui. Ecco, è il sindaco di questa cascina. Penso che se riusciste voi a trasmettere questi valori, che sono dei valori, al consumatore, probabilmente tante cose negative non ci sarebbero state, tante trasmissioni, diciamo, di giornalismo d'inchiesta non ci sarebbero state. Pensa che questa può essere un qualcosa da consigliare agli allevatori, di aprire un po' le cascine, cioè far vedere ai consumatori che c'è passione, non soltanto una spietata ricerca di reddito? Ma sicuramente sì, io ve lo vedo con l'agriturismo. Tutti i bambini che vengono qua a cavallo hanno la passione degli animali. Tutti i bambini, quando anche in città il gatto, il cane, il bambino è portato a fare amicizia con l'animale. Poi dopo che vengano interpretate la nostra gestione come una gestione di sfruttamento, è una cosa distorta. Cioè, perché siamo arrivati a dover fare produrre le vacche i 140-150 quintali di latte? Perché se no non potevamo stare sul mercato. Ma questo cambiamento è perché le curiamo di più o le curiamo meglio o le curiamo peggio? Sicuramente perché le curiamo meglio. Perché abbiamo fatto queste scelte qua? Abbiamo fatto queste scelte qua solamente per poter stare in piedi, perché senza la redditività chi è che lavora, che governa? Ma noi agricoltori e noi allevatori, noi siamo i tutori dell'ambiente, perché siamo coloro che permettono all'ambiente di avere la sua funzionalità. Certo che se la terra la lavoro per non far tirarci fuori niente, per tirare via solamente gli arbusti, sicuramente non posso stare in piedi, ma se io la terra la coltivo, faccio le doppia cultura, faccio i miscugli, faccio il trinciato di mais,
quanto facciamo bene all'atmosfera? Probabilmente nessuno lo sa quantificare, ma è meglio avere la foresta o avere la coltura, la campagna in ordine e curata? Probabilmente è meglio avere la campagna in ordine e curata. Ok, possiamo chiudere. Grazie Luigi Madonini, grazie Arrigo Milanesi, e quindi alla prossima occasione.